La cultura dell'amore, della sessualità nell'amore, in Sicilia, è particolarmente avanzata. È morto il macio siciliano? No, morto no, se ne trovano ancora, ma sono sempre più rari e sempre più deboli. E la semiscomparsa del macio deriva dall'emancipazione della donna, ma specialmente dall'emancipazione dei maschi. Infatti il 54% dei siciliani contro il 43% degli italiani concepisce il fare l'amore come strumento di dialogo intimo, paritetico, rispettoso e complice. Lo dice l'indagine Gli italiani, la spontaneità e i tempi nell'amore, realizzata da Astra Ricerche per Bayer. Dunque c'è meno imbarazzo a parlare di sessualità, tranne quando ci sono dei problemi. Il maschio siciliano vive in maniera sentita il tabù del confessare ciò che ritiene inconfessabile, quindi trova maggiore difficoltà a riferire al medico il proprio problema. Abbiamo numerosi dati che testimoniano come la disfunzione erettile sia in grado di danneggiare profondamente la qualità di vita dell'individuo e della coppia, e tutto ciò legato al fatto che chi è colpito da disfunzione erettile vive una sensazione profonda di inadeguatezza che poi si riflette in tantissimi altri aspetti della qualità di vita. I siciliani conoscono il problema e il 66% conosce i farmaci che lo curano ed è favorevole al loro utilizzo. Da che cosa deriva questo favore? Beh, dall'importanza soprammedia che i siciliani danno oggi ad un rapporto di coppia sereno, spontaneo, condiviso. Risolvere un problema di disfunzione erettile significa sempre migliorare in maniera decisiva la qualità di vita di chi ne è colpito e della coppia in generale. Le molecole per la terapia della disfunzione erettile sono tre: il sildenafil, che ha delle caratteristiche di emivita abbastanza breve, il tadalafil, che ha delle caratteristiche di emivita, cioè il tempo in cui la molecola permane attiva nel circolo sanguigno, che arriva fino a 36 ore. Esiste poi il vardenafil, caratterizzato anzitutto da una rapida insorgenza di azione, già dopo 10 minuti dall'assunzione, e una buona durata d'azione che raggiunge anche fino alle 8 ore di efficacia. E proprio quest'ultima molecola, secondo l'indagine, è quella più gradita. Non perché i siciliani e gli altri italiani sappiano granché di farmacologia, ma perché questo prodotto, questa modalità di funzionamento è quello che meglio garantisce il sesso genuino, il fare l'amore quando lo si desidera, lui e lei insieme, il vivere serenamente una sessualità che in Sicilia, viva Dio, è considerata estremamente rilevante da lei e da lui per la felicità della coppia.